Questa è la giornata internazionale della pace e anche la giornata internazionale delle lingue. Sabato 5 ottobre 2013 si è celebrata a Bari la giornata internazionale della pace. Con un evento commemorativo dedicato alla Peace One Day. È una giornata internazionale della pace voluta dalle Nazioni Unite. Promotori e organizzatori di questa quinta edizione, la Fondazione Onlus for a Better World e l'associazione non governativa Lord Byron New Frontiers, associata al Dipartimento di Informazione dell'ONU. So, the Foundation for a Better World, along with the NGO Association Lord Byron New Frontiers and various sporting and cultural associations from our... La manifestazione si è avvalsa del patrocinio della Regione Puglia e si è svolta nella sala conferenza del Lord Byron College, partner e protagonista dell'evento, in quanto nella stessa occasione si è celebrata la Giornata Internazionale delle Lingue. Presenti il noto attore e doppiatore Luca Ward, testimonial della manifestazione. Sempre forte naturalmente in Italia, no? Abbiamo questa grande necessità perché ormai con la globalizzazione. Presenti alla manifestazione anche numerose associazioni ed esponenti del mondo del volontariato, tra cui la Fondazione Ciao Inni, il sindaco di Giovinazzo, dottor Tommaso De Palma, e il dottor Francesco Giannuzzi, in rappresentanza di numerose associazioni impegnate sul territorio nel sociale. Andrew Paolillo e Joe Credico, fondatori dell'associazione non governativa Lord Byron New Frontiers e responsabili dei corsi dei Lord Byron College, hanno aperto e condotto i lavori in lingua italiana e in inglese per rendere omaggio ai numerosissimi ospiti stranieri. È stata invece rinviata, a causa delle avverse condizioni atmosferiche, la parte spettacolare della manifestazione. Secondo i programmi, un corteo composto da complessi bandistici, majorette, danzatori in costumi d'epoca, giovani atleti dei circoli sportivi di Bari e provincia, avrebbe dovuto sfilare per le strade del centro cittadino per giungere su via Sparano e dare vita ad una vera e propria festa. Siamo con Luca Ward, testimonial della giornata della pace celebrata oggi a Bari, sabato 5 ottobre. Luca, dicevi giornata della pace, ok, ma dovrebbe essere ogni giorno una giornata della pace? Beh sì, un giorno non basta. Ci vogliono 365 giorni l'anno per fare in modo che, insomma, questi signori della guerra la smettano di giocare con la vita delle persone. Certo. Senti, una battuta. Parlavi del successo effimero della televisione e invece del lavoro del teatro. Eh beh, sono due mondi ormai un po' contrapposti, direi. Mentre prima la televisione attingeva al teatro, no? Perché i nostri attori, Foà, Sordi, Mastroianni, comunque facevano parte anche della televisione, li vedevamo a Canzonissima, Studio 1, erano spesso lì. Oggi invece gli attori di teatro fanno teatro, punto. Sono un po' allontanati dalla televisione, anche perché la televisione ha preso una strada, almeno negli ultimi anni, un po', come si dice, un po' troppo legata a questi reality, a queste trasmissioni che lanciano messaggi un po' sbagliati, se vogliamo, no? Ora forse speriamo ci sia un'inversione di tendenza, un pochino già la cominciamo a vedere, vediamo che almeno alcune televisioni hanno cominciato ad abbandonare la strada di queste trasmissioni, speriamo sempre di più, anche perché purtroppo il televisore nelle case è sempre acceso e questa è una grossa responsabilità. Televisore sempre acceso per notizie belle, per notizie brutte, ma anche per notizie false, non è a caso che ti avevo fatto questa domanda, proprio perché nel discorso che hai fatto prima emerge che spesso la verità è altra rispetto a quella che solitamente viene, diciamo, diffusa, anche relativamente alle guerre e alla pace. Ora, senza voler andare in un discorso troppo impegnativo, ma spesso accade questo, che lo spettatore ha una visione distorta di quella che è la realtà di un paese, della guerra di un paese. Ce l'ha distorta perché qualcuno gliela distorce, ovviamente, non è che lo facciamo da soli. Bisogna saper leggere oltre quello schermo, bisogna documentarsi sempre di più, bisogna viaggiare, spostarsi, conoscere le realtà del mondo per capire quando ci stanno dicendo una cosa reale oppure quando stanno manipolando la realtà. Insomma, ci sono poi tanti film che hanno parlato di questo argomento, quindi non è sicuramente una cosa che mi invento io, ormai la cominciamo, come si dice, a sentire sempre di più questa distorsione della realtà.
grazie al cielo c'è anche la rete, che anche lì non è sempre affidabile, perché anche internet bisogna saperlo usare con molta attenzione, perché è diventato anche lì un po' un immondezzaio. Però sapendo cercare, sapendo guardare, leggendo, informandosi, riusciamo a capire la realtà dove sta. Benissimo. Luca, ci puoi dare un'anticipazione sui tuoi impegni di questo inverno? Quest'inverno riportiamo in scena My Fair Lady, che è stato un grande successo dell'anno scorso, e con grande entusiasmo, perché è uno spettacolo molto bello, gradevole, fatto da una compagnia molto bella, dove non esistono primi attori e prime donne, ma ci sono 35 professionisti che lavorano insieme per fare in modo che quando lo spettatore esce da teatro sia almeno contento, insomma. Siamo con John Credico, che insieme a Andrew Paolillo sono tra i promotori della Giornata Internazionale della Pace a Bari. Sì, è la quinta edizione del Peace One Day, è nata da un'idea di Jude Law e Jeremy Gilley a Londra, per almeno dedicare un giorno alla possibilità di cessare fuoco nel mondo. Ancora dopo 5 anni non sono riusciti, ma chiedono a ogni città, ogni membro dell'NGO ONU di promuovere questa giornata, come abbiamo fatto ancora quest'anno, con molto piacere e molto orgoglio. Questa è anche la giornata internazionale delle lingue. Sì, infatti quest'anno coincidono tutte e due giornate, essendo noi nel settore della formazione linguistica. Abbiamo visto in questi anni quanto è importante una conoscenza linguistica reciproca, una lingua che lega le persone più che separarsi, e questo è il nostro lavoro da sempre. Quindi promuovere una giornata di pace, di comunicazione fra i popoli, sembra una scelta ovvia e necessaria. Oggi era prevista una grande manifestazione, una grande festa per le strade di Bari, ma a causa della pioggia è stata rinviata. Sì, rinviate, perché abbiamo 3 diverse bande, diversi gruppi di volontariato, ballerini brasiliani, americani, majorettes, come si chiamano quelli che gettano le bandiere in aria? Sbandieratori. Sbandieratori, thank you very much. Però è solo una pausa, sarà poi portato per tutta la città per divertirci insieme il primo giorno di sole. Ok, quindi il prossimo sabato di sole, attraverso anche le nostre frequenze di Made in Italy Notizie, potrete essere informati su dove e quando ci sarà questa bellissima manifestazione. Grazie. Thank you very much. Keep your eyes open. Ci sarà line dancing, country and western e tante altre sorprese. Thank you very much. E ricordatevi, oggi Peace One Day.